Parliamo adesso di borsa per registrare il boom delle aziende torinesi che approdano a Piazza Affari. Nelle ultime settimane è toccato a Prima Industrie e poi al Little Design di Giugiaro e mercoledì 17 è la data del debutto di BasicNet, ossia come la tradizione, quella di marchi quali Kappa Robbery Cup e Jesus Jeans, si sposa con le nuove tecnologie. L'intervista esclusiva con il presidente Marco Boglione e poi i primi nuovi azionisti, ossia i dipendenti dell'azienda. Noi crediamo che si possa fare uno dei mestieri più vecchi del mondo, che combinazione è quello che è nella nostra tradizione aziendale e personale, nel modo migliore del mondo, cioè nel modo più innovativo del mondo, quindi utilizzando a piene mani la rete, le nuove tecnologie, le nuove mentalità, la comunicazione in tempo reale. Questo non è che ci fa fare un mestiere diverso, ci fa fare meglio il nostro mestiere. Secondo me internet sono tre cose. È un prodotto di per se stesso perché tutti lo vogliono avere. Internet sta per superare il numero di telefoni, di connessione telefonica al mondo. E questo prodotto, cioè la connessione dell'individuo a internet, è un prodotto di per se stesso e quindi le aziende che vendono quel prodotto oggi vanno benissimo perché il mercato sta, la domanda è sempre in anticipo rispetto all'offerta, pertanto che uno offra la domanda c'è ed è prorompente. L'altro business di internet sicuramente a questo punto diventerà l'interconnessione, cioè gli strumenti, l'hardware, il software, le linee, i cavi, i provider, i computer e i software per gestire il flusso di dati. E il terzo business, secondo noi, sarà evidentemente il business dell'impresa che potrà nella sua tradizionalità beneficiare in modo straordinario da questo nuovo rivoluzionario strumento. Stiamo vedendo Prima Industrie, Ital Design, BasicNet, cosa c'è, un cartello delle matricole subalpine? Ce ne dovrebbero essere 10 al mese di quotazioni da un sistema fitto e radicato industriale come quello piemontese. Ecco, ma secondo lei è un caso che ci sia questa concentrazione, cioè è un po' un caso del nord-ovest, specialmente un caso torinese? Si sa che a livello italiano questa zona è una zona che ha profonde radici imprenditoriali e direi forse specificatamente anche di grande industria, di public company, che forse altre zone in Italia ricchissime imprenditorialmente hanno meno. È un piacere per tutti noi, per me in particolar modo che è un po' di anni che sono in questa azienda, il fatto di arrivare alla borsa e il fatto di sentire l'azienda un po' propria sicuramente lega maggiormente il dipendente all'azienda e sicuramente fa sì che lo spirito, che comunque alla Kappa non è mai mancato, sia ancora una volta di gruppo, di team e di voglia di crescere ulteriormente. Noi siamo proprietari di una piccola quota di azioni e questo mi piace molto perché possiamo anche vedere il nostro futuro diversamente. Non so, per il momento io sono la responsabile di questo ufficio e magari tra 2 anni sarò una forte azionista del gruppo. In base all'anzianità, al periodo di anni che lavoriamo qua, ognuno di noi è stato messo in grado di come dire, di avere, acquistare, diventare padrone di un pacchetto azionario.